Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di FIFA sulla carriera giocatore e come vedete dal titolo ragazzi, oggi siamo riusciti finalmente a fare una bella tripletta. Visto che in quasi 90 puntate della carriera non ci sono mai riuscito, questo video sarà davvero molto molto epico e rimarrà nella storia. Quindi vi invito a lasciare un bel like ragazzi per supportare al massimo questa carriera giocatore e per supportare anche questa bellissima tripletta che credo che non ricapiterà mai più. Quindi, 300 like per la tripletta, io vi lascio il video, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su FIFA 15. Oggi andiamo a giocare la partita di Coppa Italia, quarti di finale molto molto importanti contro il Parma. Stiamo attenti a non sottovalutare il Parma perché ci giochiamo le semifinali e io ci tengo ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. E poi andremo a fare la partita di campionato contro il Chievo. Vi ricordo che abbiamo beccato il Liverpool agli ottavi, quindi tra due episodi andremo a giocare anche questa partita degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Quindi, detto questo, io come sempre ragazzi, 200 like se volete il prossimo episodio della carriera giocatore e noi ci vediamo in partita. Seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Giuse360 e anche sulla mia pagina Facebook. Se volete parlare con me potete farlo lì, io rispondo a tutti. Quindi, detto questo, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, siamo a San Paolo per giocare la partita di Coppa Italia, inizia adesso Napoli-Parma. Heller, porta dall'altro lato, per Insigne, la palla è nostra, possiamo andare, ci giriamo, è buono il giro al sinistro, Mirante, subito, calcio d'angolo, attenzione, andiamo dentro, col destro, dentro, attenzione, Koulibaly sta buttando tutti per l'aria, poi Insigne è il giocatore più fortunato del Napoli, cioè ha segnato due gol Insigne, no? Uno così con un rimpallo. Poi, se vi ricordate quello di due episodi fa, tipo che la palla gli è arrivata un po' sui piedi dopo che il portiere aveva fatto il miracolo. Vabbè, meglio per lui, sono contento per Insigne, anche per noi. 1-0 e andiamo. David Lopez, bravissimo dall'altro lato, così. Ayacon, guardami dentro, è buona, possiamo andare. Va nello spazio, va nello spazio, va nello spazio, va nello spazio, va nello spazio. Olè! 2-0, 2-0 e andiamo. Attenzione, Biabiani di tacco, attenzione, sinistro. Bella azione del Parma, complimenti. Attenzione, Yorquera, no, Varela, mamma mia, Ndoukar, doppio palo, traversa e poi palo. Che fortuna, ragazzi, che fortuna. Mangio, cioè, non ci credo, raga. Cioè, traversa poi palo. Ancora per noi, con calma. Un movimento di Mertens, è per lui, che passaggio Mertens. Che passaggio. 3-0. Dentro, David Lopez, buona così, attenzione alla finta. Possiamo andare, andiamo tutti per sinistro. 4-0, ragazzi. Ci sono partite in cui giochiamo bene, che facciamo tutto perfetto, e poi ci sono delle partite in cui non riusciamo a fare nulla. Fortunatamente questa è una partita in cui riusciamo a fare tutto e quindi ce la godiamo fino alla fine. E attenzione ragazzi, ho fatto una doppietta e abbiamo ancora molto tempo per cercare di fare il terzo gol, che significa la prima volta nella mia vita, nella mia carriera, che faccio una tripletta. Dobbiamo riuscirci, ragazzi. Bene così, possiamo andare, la finta sul primo, superiamo il primo, possiamo andare, superiamo il secondo, passiamo ancora, piazziamo là, no, Mirante, Mirante, perché, perché avevo fatto un'azione alla Messi, avevo fatto, Lodi no, non ce l'abbiamo fatto, ma quest'arbitro fischia appena perdono palla, questi Gulam, spazzala via, non fischiare, arbitro, per favore, arbitro, no, no. Peccato, peccato perché dovevamo fare la tripletta, però vabbè, non ci siamo riusciti, ci riproveremo nelle prossime partite. Prossima partita col Chievo, quindi siamo ancora stati inseriti nella formazione titolare, intanto qua stanno spostando un miliardo di partite, stanno spostando. Comunque, siamo ancora in campo, nonostante siamo abbastanza stanchi, la Juventus è ancora un punto davanti a noi e quindi dobbiamo cercare di stare almeno il più vicino possibile per poi agguantare il sorpasso. Noi ci vediamo in campo, bella! Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, siamo fuori casa e inizia adesso Chievo Napoli. Dai primi minuti ragazzi mi sembra un Chievo che ha la difesa altissima. Mi sa che ci divertiremo tantissimo in questa partita. Tantissimo, guardate come sono messi i difensori. Qua basta uno scatto, Kayekon alzati, alzati Kayekon, basta uno scatto e li infiliamo. Lo sapevo, difesa altissima, dentro per Hamsik. Marek, Marek! Lo sapevo io ragazzi, lo sapevo. Difesa altissima del Chievo. Colpo di tacco e recuperiamo palla. Gabbiadini, Gabbiadini. Appoggia dentro, 1-2 con Hamsik, perfetto. Come ce la mettiamo davanti? Poi il sinistro Bardi. Ma che azione ragazzi. È tornato lo spettacolo, è tornato. E Koulibaly spazza via. E questi non mi vengono addosso. Ci fanno fare tutto quello che vogliono. Ci fanno fare tutto quello che vogliono. E allora andiamo in velocità. 100 volte più veloci, 100 volte più veloci. Il sinistro.
2-0 e andiamo. Non lo so perché, ragazzi, è così. Ci sono partite in cui davvero giochiamo benissimo, altre in cui giochiamo malissimo. Voi siete testimoni benissimo, perché chi segue tutti quanti gli episodi della carriera giocatore lo sa. Le scorse partite, anche a difficoltà campione, abbiamo sofferto. Invece adesso stiamo distruggendo tutti. Paloschi, Paloschi, Anduka, perché l'avevi bloccata? Come ha fatto il pallone a fare quello schizzo incredibile? Attenzione, Paloschi, Paloschi, non fatelo entrare dentro. Bravissimo Enrique che recupera e spazza via per noi. E possiamo anche andare. Difesa ancora altissima del Chievo. Ancora altissima del Chievo. Ancora altissima, ancora altissima, ancora altissima. Dentro, mamma mia. Siamo infermabili. 3-0. E adesso abbiamo 10 minuti in più rispetto all'altra partita per provare a fare la tripletta. Questo è l'episodio della tripletta, dobbiamo farcela. È buona per noi, possiamo andare. In mezzo non c'è nessuno, la finta. Possiamo entrare dentro, entriamo dentro, lo superiamo. Mamma mia, angoliamo! Tripletta! 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 Ci portiamo il pallone a casa. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Tripletta, 300 like. Tripletta, quindi 300 like. Con calma, superiamo il primo, superiamo il primo, superiamo anche due, in due, in due, incredibile! No, la palla lì! No, che cosa stavamo facendo, che cosa stavamo facendo? Adesso sto provando a divertirmi, però 4-0 ci sta, però dai, forza, non mi fermo qui, ragazzi, non mi fermo qui. Possiamo andare, superiamo ancora in velocità, ragazzi, siamo infermabili, infermabili, infermabili. Dai, Amsic, Amsic, fai un buon movimento, superiamo tutti, dentro per Amsic. No, Bombardi! No, volevo far segnare Amsic. Dai però, Amsic, un po' più di lucidità sotto porta. Attenzione, sinistro, traversa piena. Anche sfortunato il Chievo. Finisce qui, 4-0. Oh, eccolo lì. 3 gol segnati, valutazione 9.7. Ci siamo tornati. Adesso sì che lo posso dire, siamo tornati con una bella tripletta. E finisce qui anche questo episodio, ragazzi. Prima però vediamo tutte quante le 8 ore qua di calciomercato. Anche se al 99% dico già che non cambierò squadra, perché comunque non siamo nella lista trasferimenti, e quindi è molto difficile che ci arrivino delle offerte senza essere nella lista trasferimenti. Comunque per questo video è tutto, ragazzi. Prima di chiudere voglio farvi vedere la classifica. Però come sempre ne approfitto per dirvi di seguirmi su Instagram. Mi chiamo Giuse260. Quindi seguitemi, ragazzi. Lo so che moltissimi di voi mi stanno già seguendo, però tipo siamo a 450 follower tipo su Instagram. Cerchiamo di arrivare a 500, ragazzi, 500 follower. Quindi voi che ancora non mi seguite su Instagram potete andare a seguirmi. 2 secondi ci mettete, scrivete Giuse360 e mi seguite. Quindi, ragazzi, prossima partita contro la Roma. Siamo ancora insieme nella formazione titolare, nonostante siamo davvero stanchissimi, perché stiamo giocando ogni singola partita. Siamo alle semifinali, quindi si giocherà sia andata e sia ritorno, che questa qui, esattamente 31 giorni dopo. E nel prossimo episodio, quindi, ragazzi, partita con la Roma e partita contro l'Udinese. Lasciate un bel like, ragazzi, come ho detto prima. Cerchiamo di arrivare a 300 like per questa bella tripletta. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!